Anche nel 2011 l'economia del Lazio ha risentito fortemente delle turbolenze finanziarie e dell'indebolimento del ciclo economico internazionale. Aumenta la disparità tra i territori e tra le fasce di popolazione agiate e quelle più deboli. Investito negativamente anche il mercato del lavoro, dove le donne e i giovani sono sempre più spesso costretti a scegliere tra disoccupazione, sottooccupazione e precarietà. Questo è quanto emerso dal rapporto 2012 UPI Lazio Eures sullo stato delle province del Lazio. Antonello Iannarilli, presidente UPI Lazio e presidente della provincia di Frosinone. La conferma dei dati già degli anni passati, dove c'è un Lazio molto più debole, soprattutto nelle province, dove la media anche delle risorse dei redditi dei nostri cittadini va da 32.000 euro al cittadino di Roma a 22 e a 20 dei cittadini delle province. Anche il rapporto con le pensioni si passa da 1.000 euro a 600 euro della provincia di Frosinone, quindi demarca ancora una volta la differenza sostanziale tra cittadino di Roma, la città di Roma e le province. Questo chiaramente è un elemento che noi sosteniamo da anni, questa grande differenza che la mancanza di risorse distribuite equamente creano questi disagi nei nostri territori. Se non si rimettono in moto delle risorse sia per l'impresa sia per l'occupazione, anche gli enti locali che stanno strozzando di fatto le piccole e medie imprese non pagando i fornitori dalla sanità, vediamo che stiamo vivendo un momento difficilissimo, ma anche chi ha lavorato negli enti locali, nei comuni, nelle province non riesce a incassare perché la regione o lo Stato non riesce a pagare. Se non si mette in moto questo circolo economico, credo che sia veramente dura che usciamo fuori da questa crisi. Si assiste così ad una riduzione del numero degli occupati dello 0,2% rispetto al 2010, più colpita l'occupazione maschile mentre quella femminile conferma i valori dell'anno precedente. A livello regionale, a fronte di una riduzione degli occupati a tempo pieno, cresce invece il numero dei lavoratori part-time. Presente l'assessore al bilancio della provincia di Roma, Antonio Rosati. Roma città ancora relativamente tiene, ma è tutto relativo perché c'ha queste grandi carte ancora di una pubblica amministrazione, di un turismo in cui i risultati sono gli unici risultati un pochino positivi in controtendenza, ma ripeto, non vedo un futuro. L'insieme della situazione è un insieme molto preoccupante. Segnalo una grande realtà industriale da Pomezia fino a Latina, anche il polo farmaceutico comincia a mostrare segni di delocalizzazione, chiamiamola così, cioè purtroppo che si trasferiscono altrove. Il credito erogato alle imprese nel Lazio è diminuito dell'1% nel primo semestre del 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il credit crunch ha interessato principalmente la provincia di Rieti e in misura più contenuta Latina, Viterbo e Roma, a fronte di un pur contenuto incremento a Frosinone. La quasi totalità del credito risulta destinata alle realtà imprenditoriali più grandi, mentre le imprese più piccole presentano le maggiori difficoltà di accesso al mercato finanziario. Angelo Camilli, presidente Piccola Industria. La situazione di crisi delle imprese si sta aggravando, stanno aumentando il numero dei fallimenti, stanno aumentando le chiusure delle imprese anche che chiudono volontariamente, quindi purtroppo è una situazione complessivamente una situazione negativa che si riflette ovviamente sia sull'andamento delle imprese, sull'occupazione. Tutto poi è aggravato dal fatto che le imprese soffrono il problema dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, quindi questo aggrava ulteriormente la situazione di crisi delle imprese, il rapporto con le banche in questo momento che vivono anche loro difficoltà notevoli visto il momento e le regole che ci sono anche a livello internazionale. Non erogano prestiti come in precedenza,